Proviamo a problematicizzare. Intanto cerchiamo di definire imbecilli secondo l'accezione che ne dà Eco e che è abbastanza interessante perché allora capiamo cosa significa imbecille e cosa ci sta dietro questo termine. Lo capiamo con esattezza perché Eco in un suo libro, nel Pendolo di Foucault, lo definisce e dice abbastanza testualmente che essere imbecille è più complesso rispetto a un'altra qualità negativa. Imbecille è un comportamento sociale. L'imbecille è quello che parla sempre fuori dal bicchiere, nel senso che lui vuol parlare di quello che c'è nel bicchiere, ma com'è, come non è, parla fuori. In termini comuni è quello che fa le gaffe, che domanda come sta la sua bella signora al tipo che è stato appena abbandonato dalla moglie. Ed è anche molto richiesto, specie nelle occasioni mondane. Mette tutti in imbarazzo, ma poi offre occasioni di commento. Nella sua forma positiva diventa diplomatico. Parla fuori dal bicchiere quando la gaffe l'hanno fatta gli altri. Fa deviare i discorsi. Ma non è mai creativo. Lavora di riporto. Sbaglia le regole di conversazione e quando sbaglia bene è sublime, è un portatore di virtù eminentemente borghesi. Imbecille è Gioachino Murat che passa in rassegna i suoi ufficiali e ne vede uno decoratissimo della Martinica e gli chiede Vous êtes nègre? E gli domanda, e quello Oh oui, mon général. E Murat, bravo, bravo, continuez. Lo stupido è qualcosa anche di più pericoloso perché lo stupido sbaglia nel ragionamento. È quello che dice a tutti che i cani sono animali domestici e che tutti i cani abbaiano, ma anche i gatti sono animali domestici e quindi abbaiano. Lo stupido può anche dire una cosa giusta, ma per ragioni sbagliate. E quindi lo stupido in qualche modo è un po' più pericoloso, perché è più difficile riconoscerlo. Questa era l'accezione, diciamo, che dobbiamo prendere di questa parola. Quindi non la trovo così offensiva, perché effettivamente, insomma, si parla molto fuori dal bicchiere, si parla molto in maniera autoreferenziale, si parla senza affrontare gli argomenti, senza sapere di quel che si parla nel web, molto spesso. Secondo punto, dove eravate voi intellettuali? Allora si pone il problema di qual è il ruolo, cosa può fare l'intellettuale, qual è il compito dell'intellettuale oggi. Pasolini, che viene anche citato nella conversazione, diceva: Lo so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica laddove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero. Così, diceva Pasolini negli anni 70. Però oggi chi è l'intellettuale? Qual è il ruolo dell'intellettuale nella società e nella politica moderna? Anche questo è cambiato molto. È cambiato molto anche con il cambiare dei mezzi di comunicazione. L'intellettuale può essere definito come un uomo di cultura, una personalità che ha a che fare con il pensiero astratto, con valori alti e profondi, con storie e parole che scandagliano le più intime profondità delle emozioni umane, della psiche, dei sentimenti, ma anche della società e della politica passata e presente. Però, qualcuno dice, negli ultimi anni la voce della coscienza critica degli intellettuali è sembrata offuscarsi, quasi fino a scomparire. Gli uomini di cultura sembrano essersi rintanati sempre più nella loro torre d'avorio, per lasciare posto a veline, presentatori televisivi, politici di dubbio spessore e moralità. Perché oggi più che mai l'opinione pubblica e la coscienza collettiva si formano attraverso i mass media, televisione, internet in primo luogo. E raramente capita di vedere un intellettuale che si esponga o esponga le sue idee tramite questi mezzi. L'intellettuale di oggi è costretto a rispondere alle leggi del mercato, a diventare un professionista della cultura. Sembra non poter più sfuggire alle regole obbligatorie del guadagno e della vendita. L'intellettuale legislatore era colui che in nome di principi universali sindacava autorevolmente tra opinioni diverse e
ed era in grado di avere un impatto diretto sulla formazione dell'opinione pubblica, l'intellettuale postmoderno, in qualità di interprete, si preoccupa solo di agevolare la comunicazione e di vendere al meglio le proprie risorse sul mercato della comunicazione. Quindi non più un ruolo propositivo, insomma, di stabilire con maggior precisione possibile, insomma, il grado di verità, ma soltanto di intermediazione. Qualcuno dice che la società moderna ha un assoluto bisogno di intellettuali, della loro riflessione, della loro guida e della loro critica. L'auspicio è che anche loro ritrovino la voglia e l'entusiasmo di mettersi in gioco per diventare membri trainanti di una società alla deriva, ma recuperabile. Ai loro canali di comunicazione tradizionali, carta stampata, cinema, teatro, potrebbero affiancare la potenza dei blog e dei social network, la capillarità della televisione, ma anche l'efficacia e la forza delle piazze, delle strade, dell'incontro diretto con la gente. E anche, forse soprattutto, potrebbero impadronirsi di nuovo dello strumento di cambiamento più valido di sempre, la politica. Quello che gli si chiede non è di svendersi, di svilirsi, di sacrificarsi, ma di diventare traino di una riflessione critica e per una trasformazione della società all'insegna della cultura e dei valori positivi. Si tratta di ridefinire il ruolo dell'intellettuale. Attualmente sembra avere uno spazio poco importante, e se il suo ruolo è poco importante, può evitare che l'imbecillità esista, ci sia, si esprima in mille modi? Non credo. È limitato dal fatto che la capacità di comprensione del discorso dell'intellettuale è sempre minore, sempre di più, evidentemente, il discorso astratto, quello che non corrisponde a una logica pratica di consumo materialista, a un pensiero calcolante, dominante. Sempre di più questo tipo di messaggio trova difficoltà ad esprimersi. È ovvio che l'imbecillità esiste ed è ovvio che gli imbecilli sono dappertutto. Gli imbecilli sono tra i giornalisti, sono tra i medici, sono in qualsiasi categoria, sono tra gli intellettuali. Sarebbe impensabile un mondo in cui gli imbecilli non esistessero all'interno di qualsiasi categoria sociale, tra le categorie più basse, tra le categorie più alte, più ricche, più aristocratiche, chiamiamole come volete, insomma, più snob. Gli imbecilli sono dappertutto. Si tratta di capire però quando ci sono gli anticorpi rispetto all'imbecillità. Allora, se l'imbecille è tra i medici, più facilmente l'imbecille viene anche individuato all'interno di una categoria, viene isolato dai medici più bravi, insomma. No. Se è tra gli insegnanti, è possibile che anche qui si creino più facilmente gli anticorpi all'interno di una scuola organizzata, eccetera. Quando una struttura è controllata, quando una struttura è funzionante, è chiaro che ci sono gli anelli deboli in questa catena, ma è molto più facile che questi anelli deboli non condizionino tutto il resto. Ritorno al video che avevo fatto. È chiaro che nel momento in cui gli imbecilli si impossessano dei mezzi di comunicazione più importanti e più gli imbecilli riescono a diventare molto più pericolosi, perché questi mezzi di comunicazione riescono a entrare quasi completamente nelle loro mani. E diciamo che lo spazio di un pensiero intelligente, astratto, intellettuale, insomma, in questi mezzi si fa minore, perché comunque minore è l'attenzione, insomma, c'è poco da fare, no? L'imbecillità richiama più ascolto, è molto più facile da riconoscere, da vedere, da godere, no? Perché ci si ride, insomma. E in mezzo a un mare magnum di comunicazione in cui tutti comunicano quasi sempre senza comunicare niente, anche il pensiero dell'intellettuale difficilmente trova uno spazio, un ascolto, insomma, no? Riesce ad affermarsi.
E quindi gli intellettuali, dove erano gli intellettuali? Spesso anche ci sono, ma se non li si vede, se non li si capisce, è molto difficile che possano fare qualcosa anche nei confronti dell'imbecillità. È imbecille il linguaggio di Salvini? Non credo. Il linguaggio di Salvini è un linguaggio di chi ha un progetto. Ha un progetto imbecille, non lo so. Ha un progetto attraverso il quale vuole arrivare, e il progetto è quello che vuole, è quello di voler realizzare un determinato tipo di potere, insomma. Ed è quello di avere la capacità di utilizzare gli strumenti a sua disposizione per arrivare a questo. Indipendentemente dal fine, lui sa usare i mezzi per arrivare a questo fine. Dopodiché possiamo criticare il fine, ma chi ha una meta precisa al di là della meta e sa realizzarla in qualche modo, non parla fuori del bicchiere, insomma, fa tutti i gesti che gli permettono di avvicinarsi sempre di più alla meta, anche se questa meta poi potrebbe essere anche la rovina di tutti noi. E qua sta a noi non cadere in quella trappola, in quel gioco. È uno che sa a chi parla e sa come parlarci e sa come ottenere il consenso, ma il suo è un discorso di un uomo di potere, di un uomo che fa politica e che usa gli strumenti della politica da questo punto di vista. L'intellettuale non è un uomo politico, l'intellettuale è un uomo che ragiona, mette insieme le cose, come diceva Pasolini, insomma. E poi propone la sua visione del mondo, ma se questa visione del mondo è una visione che non è in grado di essere raccolta, insomma, il problema non è dell'intellettuale, è la politica che semmai deve impegnarsi per ridurre l'imbecillità e per intervenire nei processi, essere radical chic di destra, di sinistra. Altro discorso un po' vago, insomma, ormai essere di destra e di sinistra, anche queste sono cose che stanno cambiando, no? Il loro significato. Vantarsi della propria cultura e di denigrare chi non è colto. È possibile che questo venga percepito, insomma, però è inutile nascondersi che le differenze esistono. Non sono tutti uguali gli uomini, insomma. Al di là di quello che vogliamo far credere, la nostra capacità di interpretare il mondo e di inserirsi in un mondo così come è organizzato, nel mondo che troviamo, non è la stessa da parte di tutti, insomma. Questo non è solo la conseguenza delle condizioni in cui si è nati, insomma. C'è anche una capacità individuale di costruire e di organizzare il proprio pensiero, insomma, no? Molte volte i prerequisiti che si acquistano alla nascita sono simili in molti, ma non tutti ne fanno lo stesso uso, insomma, no? E di cosa poi ci dobbiamo inorgoglire se non del nostro pensiero, di quello che il nostro pensiero, per esempio, ci rende possibile di cogliere della realtà che ci circonda. Se togliamo le differenze di sangue, di aristocrazia, di nobiltà, le differenze legate al successo nel lavoro, che so io, alla ricchezza, quello che ci rimane, voglio dire, di cui poter essere fieri, è anche la nostra capacità di costruire un mondo ideale, di godere delle cose che il mondo ci offre, quindi di saperle capire, di saperle intuire, di poterle mettere insieme. E da questo punto di vista la cultura è espressione di questo, tanto è vero che andiamo a scuola anche per informarsi, che la scuola dovrebbe aiutarci a pensare, eccetera. Insomma, quindi l'uso del pensiero, insomma, è ancora un qualcosa che
che è anche nostro. Possiamo essere fortunati quando nasciamo particolarmente intelligenti, quando abbiamo delle doti innate, però insomma possiamo anche esercitare una capacità di pensiero, una capacità di estrazione, una capacità di giudizio che ci rende anche diversi da altri, insomma, che ci fa sentire diversi. Perché non ci si può inorgoglire di questo, insomma? Perché questo deve essere soltanto un atteggiamento radical chic? Questo non lo capisco, insomma. Cosa direbbe Pasolini a proposito del web o di chi viene educato dal web al giorno d'oggi, se fosse ancora vivo? Questo non lo sappiamo, però sappiamo quello che ha detto Pasolini a proposito dei giovani educati dalla televisione nel periodo della trasformazione industriale dell'Italia. E lui diceva: io ho qualcosa in generale di immenso, di oscuro da rimproverare ai figli. I figli che ci circondano, soprattutto i più giovani, gli adolescenti, sono quasi tutti dei mostri. Il loro aspetto fisico è quasi terrorizzante e quando non è terrorizzante è fastidiosamente infelice. Orribili pelame, capigliature caricaturali, carnagioni pallide, occhi spenti sono maschere di una qualche iniziazione barbarica, ma squallidamente barbarica, oppure sono maschere di una qualche integrazione incosciente e dirigente che non fa pietà. Dopo aver elevato verso i padri barriere tendenti a relegare i padri nel ghetto, si sono trovati essi stessi chiusi nel ghetto opposto. Nei casi migliori essi stanno aggrappati ai fili spinati di quel ghetto guardando verso di noi, tuttavia uomini come disperati mendicanti che chiedono qualcosa soltanto con lo sguardo, perché non hanno il coraggio né forse la capacità per parlare. Nei casi migliori né peggiori sono milioni, essi non hanno espressione alcuna, sono l'ambiguità fatta carne, i loro occhi sfuggono, il loro sguardo perpetuamente altrove. Hanno troppo rispetto, troppo disprezzo insieme, troppa pazienza o troppa impazienza. Nei casi peggiori sono dei veri e propri criminali. Ma quanti sono questi criminali? Non c'è gruppo di ragazzi incontrato per strada che non potrebbe essere un gruppo di criminali. Essi non hanno nessuna luce negli occhi. Il loro silenzio può precedere una trepida domanda di aiuto, ma chi aiuto? O una coltellata. I loro lineamenti sono lineamenti contraffatti di automi, senza che niente di personale li caratterizzi da dentro. La stereotipia li rende infidi, essi non hanno più padronanza dei loro atti, si direbbe dei loro muscoli. Non sanno più qual è la distanza tra la causa e l'effetto. Sono regrediti sotto l'aspetto esteriore di una maggiore educazione scolastica e di una migliore condizione di vita, una rozzezza primitiva. Se da una parte parlano meglio, se hanno imparato il degradante italiano medio, dall'altra sono quasi afagici e non sanno ridere né sorridere, sanno solo ghignare o sghignazzare. Certi gruppi di giovani colti, del resto assai più numerosi di un tempo, sono adorabili perché strazianti. Essi, a causa di circostanze che per le grandi masse sono finora solo negative e atrocemente negative, sono più avanzati, sottili, informati dei loro analoghi di 10-20 anni fa. Ma che cosa possono farsene della loro finezza e della loro cultura? Ecco quello che diceva Pasolini a proposito dei risultati dell'opera della televisione di allora e quello che forse potrebbe anche dire dei risultati dell'opera del web di adesso, ma non lo sappiamo e quindi il punto interrogativo è d'obbligo. Prendersela con il potere, con le leggi del profitto. È quella che tutti cercano di fare, tutti quelli che fanno, insomma, no? Chi non se la prende con il profitto, con l'economia capitalistica, con il sistema? Il problema però di prendersela con il sistema è il problema di passare dai proclami a una strategia, di elaborare una strategia, di essere d'accordo su quella strategia per arrivare a questo, e degli spazi politici. E allora è un problema di analisi, è quello di passare dalle intenzioni, dai proclami, dal fatto di pensare di essere intelligente e di aver capito tutto, a una visione politica, quindi a una strategia, e a confrontarsi poi con la realtà, con le articolazioni della realtà e con la possibilità di agire nella realtà non individualmente, ma in maniera collettiva, insomma, di creare il movimento che possa poi andare in quella direzione in maniera concreta.
Questo nonostante tutti, nonostante tanti proclami, tanta convinzione di essere nel giusto, di aver finalmente trovato la soluzione a tutti i problemi del mondo, insomma, di trovare il nemico e di aver trovato il nemico che, attraverso il quale tutto il male si spiega, però, insomma, la strategia concreta, l'azione politica incisiva non è stata ancora individuata, tanto è vero che continuiamo a navigare in una situazione di marasma e non riusciamo a vedere un progetto per il futuro. E questo non certo, voglio dire, soltanto per colpa degli intellettuali, insomma, è abbastanza facile per gli intellettuali prendersela con il sistema di potere, no? Con il capitalismo in generale, con il mercato, con le leggi della finanza e tutto questo. Ma poi la strategia, il come portare avanti la lotta politica, il come intervenire sul politico, questo non è più nelle corde dell'intellettuale, insomma, c'è bisogno della politica. Poi è chiaro che gli imbecilli sono dappertutto, e allora gli imbecilli non sono solo quelli che vivono nelle periferie più sfigate e diciamo che non hanno alternativa che trovare sfogo nel web per manifestare il loro disagio, la loro rabbia di essere esclusi da un mondo che non offre occasioni, che non offre nulla, insomma, che li fa vivere in luoghi degradati, in luoghi dimenticati. Insomma. Gli imbecilli che vediamo adesso nel web spesso non è che sfogano attraverso il web questa rabbia per la loro esclusione, e attraverso questa passi un'analisi della conduzione, delle condizioni dei più deboli, delle condizioni degli esclusi, insomma. Passi una rabbia costruttiva, insomma, che possa essere un movente poi, no? Di lotta politica per cercare di intervenire su queste situazioni di realtà che escludono. Gli imbecilli del web fanno altro, gli imbecilli del web si prestano semplicemente ad essere strumentalizzati per arrivare là dove anche la televisione non arriva, per passare dei messaggi pubblicitari, per passare dei messaggi commerciali, per vendere di tutto, usando per vendere le categorie più stupide. Questi imbecilli sono persone che non sfogano la propria rabbia, secondo me, o in maniera molto ridotta sfogano la propria rabbia attraverso il web. Sono persone che attraverso il web pensano di riuscire a uscire da una situazione acquistandosi una popolarità basata su fondamenta instabili, fragili. Insomma, vogliono costruire di se stessi un monumento quando questo monumento poggia sul fango, sulle sabbie mobili. Pensano di trovare la via più facile per uscire dalla loro insignificanza. E in questo sono preda, sono strumento da chi li sa manipolare, insomma, diventano maschere, diventano burattini in mani altrui, proprio in mano di quel sistema che è molto abile a recuperare tutte queste figure. E quindi, insomma, ancora di più sono imbecilli perché svolgono un ruolo che non è il loro, costruiscono delle personalità che non sono le loro. Si sente che hanno abiti che non gli si addicono, che costruiscono sul nulla il loro fondamento e il loro discorso è un discorso imbecille che non lancia idee, che non lancia neanche disagio, perché si credono invece loro i veri intellettuali, insomma, coloro che portano novità a conoscenza. E questo poi significa anche parlare fuori del bicchiere, insomma, no? Essere convinti di dire cose importanti quando si parla soltanto attraverso enunciati, luoghi comuni e discorsi senza senso, insomma, quando non si sa argomentare, quando si è soltanto autoreferenziali, quando non si hanno poi le informazioni di base per fare un discorso. Allora qui nasce l'imbecillità, però l'occupazione da parte di questi personaggi, di tutti gli spazi, è chiaro che rende molto più difficile poi individuare il discorso dell'intellettuale, quello che ha quelle caratteristiche che diceva Pasolini all'inizio. E quindi un discorso di selezione si pone, insomma, non
si dovrà porre, secondo me, insomma. Ci dovrà pure essere un criterio per stabilire una misura, insomma. Non possiamo pensare che tutti i ragionamenti siano ugualmente validi, che tutto tenga, perché altrimenti viviamo in una realtà dove tutto è possibile e dove quindi niente ha più valore. Viviamo in un magma indifferenziato in cui tutto è, tutto scorre e niente lascia traccia. Allora, se capita nel suo senso vero, la parola imbecille non è una parola che deve offendere. Non capisco questa inversione che viene fatta così, en passant, all'ultimo momento, di un proverbio, proverbio che tutti quanti abbiamo imparato fin da piccoli, quisque artifex fortune sue. Maddalena decide così arbitrariamente di invertire, no? Di cambiare, dicendo che nessuno invece è artefice della sua fortuna, che tutto è frutto del caso. È ovvio che noi siamo una mistura, un miscuglio di casualità, ma anche di costruzione, insomma, no? Perché altrimenti diventa tutto relativo, no? Se tutto è frutto del caso, niente è merito nostro. Quindi fare o non fare per costruirsi, insomma, no? Imparare o non imparare, andare a scuola. A che serve tanto? È solo il caso. Ma non è così. Forse non sarà stato, forse era eccessivo anche il proverbio che abbiamo imparato, insomma, che tutti costruiscono il loro destino, sono la causa della loro sorte. Forse anche qua non è vero, perché una parte anche il caso ce l'ha, certo, essere nati in un luogo o nell'altro fa la differenza. Però siamo anche cresciuti e vissuti dopo l'ultimo dopoguerra, siamo anche vissuti in una società che ha dato la possibilità a molti figli del popolo, a molti figli che sono nati da genitori in condizioni di estrema indigenza, non soltanto materiale, ma anche culturale, attraverso proprio la scuola, attraverso la formazione che dalla scuola hanno avuto di cambiare il loro stato, insomma, di uscire dalla situazione di ignoranza primitiva, insomma, e di diventare anche qualcos'altro, quindi di formarsi, quindi di superare la legge del caso che voleva che se nascevi in una situazione, quello dovevi rimanere per tutta la vita, come forse è stato per molte epoche della storia, no? Ma diciamo che nell'ultimo mezzo secolo, da questo punto di vista, molta gente nata in umili condizioni e anche degradanti, in ambienti degradanti, è riuscita attraverso la propria iniziativa, la propria volontà, la propria intuizione, anche attraverso la genialità di cui in parte è stata dotata dalla natura, ma che ha anche saputo sfruttare le proprie doti. Non è poi, insomma, una cosa così indifferente, anche così ovvia. Sono riusciti ad elevarsi, insomma, se non a diventare come Umberto Eco, magari, insomma, un po' ad assomigliargli, insomma. Succede, è successo. Allora, definizioni troppo rigide non funzionano. Sì, siamo anche soggetti al caso, ma qualcosa anche del nostro carattere, qualcosa della nostra indole, il modo come esprimiamo la nostra intelligenza è anche una costruzione nostra. Se no, non capiamo più niente.